I rifiuti, se ben gestiti, sono una risorsa. Viceversa, sono gli inceneritori, i termovalorizzatori che creano un danno ambientale, che creano un danno alla salute con le loro emissioni e creano anche quello che è uno spreco economico, perché i rifiuti possono creare centinaia di migliaia di posti di lavoro nel riutilizzo di queste materie prime secondarie. Gli inceneritori sono il passato, non risolvono i problemi, ma creano problemi. Creano problemi perché il residuo della combustione, le ceneri, il catrame che resta alla fine, è un rifiuto speciale, pericoloso, che va smaltito su discariche speciali e costose. Ed inoltre sprecano energia perché hanno bisogno di energia per funzionare. Viceversa, l'utilizzo dei rifiuti con una buona raccolta differenziata e un compostaggio crea energia, posti di lavoro e salvaguardia l'ambiente. E queste cose non le diciamo noi, non le abbiamo inventate noi, lo dice l'Unione Europea da anni con le sue direttive, in cui mette in sequenza appunto quella che è la priorità. E al primo posto c'è appunto il recupero, il riciclaggio, il riutilizzo. All'ultimo posto mette gli inceneritori e la discarica. E questo lo si capisce anche da quanto la criminalità organizzata stia lavorando, per modo di dire, con i rifiuti, incendiando centinaia di depositi, cosa che ha costretto il nostro ministro Costa a militarizzare questi depositi per togliere questa fonte di guadagno alla criminalità organizzata. Le aziende vogliono l'economia circolare, le aziende vogliono poter utilizzare i rifiuti perché le fanno risparmiare e creare posti di lavoro. Ci stanno chiedendo proprio questo, di poter utilizzare i rifiuti. I nostri obiettivi sono più salute, più ambiente, più posti di lavoro e combattere la criminalità organizzata. Il riciclo è innovazione, progresso e futuro. Gli inceneritori sono il passato.